Buongiorno, oggi è il giorno della Madonna e mi trovo in una legnaia in montagna e ho portato con, visto che nevicava, ho portato con me nella giacca le tre carte degli ultimi tre fiori e ho pensato di sceglierlo così oggi. E quindi adesso dalla tasca, mi sono riparata qui perché altrimenti si bagna il telefono, vediamo nel giorno della Madonna dell'Immacolata, qual è la carta che esce? Allora, questo è il fiore di Willow, del salice. Il salice sarebbe veramente da mettere, cioè, meriterebbe tantissimo tempo questo fiore. Ora, il fiore del salice. Intanto lo troviamo nei 19 fiori evolutivi e non è il salice piangente, ma è il salice quello che noi vediamo anche lungo le strade, soprattutto nel limitare tra i campi coltivati e i fossi, che sono quelle. Poi vi manderò magari delle foto sul sito, metterò le foto. E sono quei salici che vengono proprio capitozzati anche dal contadino perché i suoi rami poi ricrescono molto velocemente, quando buttano sono molto flessibili e servono per legare, fare le ceste, e ricco la sua corteccia di quell'acido che serve, di quel principio che serve, che diventerà poi la. Adesso mi sto intortando e non mi ricordo il nome, che serve però come base dell'aspirina. E quindi questi rami aiutano anche a essere curativi proprio qua, perché vengono utilizzati anche per legare la vigna. E questo dice già tanto, no, di questo principio curativo che ha questa pianta. Principio di curativo e principio di rinascita. Viene anche definito un po' l'arabe fenice. Della gamma della rosa, dei fiori di Bach, perché da qualsiasi batosta, da qualsiasi cosa negativa che arriva nella vita, riesce a rimergere, a rinascere. E questo è un bel messaggio, se ci pensiamo, no? Proprio in questa giornata dell'Immacolata, in questa giornata dove camminando nel bosco con la neve. E c'è questo cielo grigio un po' da un tetto cupo, no? Sembra sopra le nostre teste, ma che libera poi questi fiocchi, queste palustre di neve candide che purificano, che lasciano andare, che rinnovano un po'. Ecco, mi piace pensare che questo sia un nuovo inizio, anche un nuovo preludio a un cambiamento. A un cambiamento. E che se vogliamo essere nuovi, se vogliamo rinascere, se desideriamo un mondo di pace, dobbiamo essere noi prima di tutto la pace. E quindi di cosa parla questo fiore? Parla di rabbia, parla di risentimento, di rancore, di invidia. E quando si sorteggia Willow, tutti fanno: oh mamma mia, che brutto fiore! In realtà, dove c'è tanto buio, c'è tanta luce. E come dice De André, dall'etame nascono i fiori e da questi sentimenti un pochino tossici e negativi può invece esserci questa forza di rinnovo e di vita nuova. E perché prova questi sentimenti, Willow? Proprio perché dal momento che viene abbattuto, viene perseguitato da queste continue capitozzate, come possono succedere poi nella vita di ognuno di noi, no? Quando sembra che la sfortuna si abbatta contro e che quindi ci piangiamo addosso e diciamo: capitano tutte a me, sono sfortunata, tanto non mi succederà mai niente di buono, solamente gli altri si realizzano e sono felici, e quindi comincio a vivere anche un po' quell'invidia malsana verso chi è più felice. Quindi tendo anche a essere un pochino con la lingua un po' pungente e velenosa e insidiare il veleno negli altri, no? Quindi creare anche delle insidie, dei malumori, del malcontento, dei sospetti. È un po' come avvelenare
l'energia degli altri, perché dentro viviamo questa sorta di veleno interiore. Però questo è solamente l'aspetto, questo sguardo che cade nella persona, che può essere un momento, no? Possiamo capitare in questo momento, possiamo vivere tutti quanti un momento di sfortuna, la sensazione di essere sfortunati, la sensazione che nulla ci è donato nella vita e vediamo sempre tutto ciò che ci è venuto a mancare. E questo può essere un passaggio, un momento. Però Willow diventa invece un fiore evolutivo, là dove questo fiore diventa un po' il nostro modo, il nostro filtro di guardare la vita, di guardare noi stessi e percepirci sempre con questa sorta di rancore, di rabbia interna. Ecco, Willow cambia lo sguardo, trasforma gli umori pesanti, gli umori negativi, gli umori scuri, come il cielo che vi dicevo prima, no? Ecco, li trasforma in candore, li trasforma. I suoi fiori hanno un colore giallo, proprio che riporta un po' il colore dell'oro. Ed è una di quelle piante, di quei fiori che riescono a trasformare appunto gli umori pesanti in quella luce splendente, in quella che è la solarità, la positività, il diventare invece creatore della propria vita, perché in realtà che cosa insegna poi a livello spirituale questo fiore? Dice: ok, può succedere che magari nella tua vita siano successe delle cose negative, ma ricordati che però il pensiero crea. E qua, se ci pensiamo, c'era un altro fiore, no? Che diceva questa cosa che lo troviamo nella personalità, che è Gentian. Non solo Gentian, tanti possono arrivare a Willow, no? Anche una centauri. Quindi che cosa succede? Che nel tempo poi, quando io penso sempre che tanto le cose non andranno mai bene, tanto così, succede che io attiro le energie negative. Perché le richiamo? Perché dentro di me devo cambiare questa calamita interiore. Ecco, quindi Willow ci aiuta proprio a cambiare, a trasformare questa calamita interiore e a capire che dobbiamo partecipare nella vita, che non è solo legato al destino, che il 50% ce lo mette il destino, ce lo mette l'universo, ma l'altro 50% ce lo mettiamo noi. Ecco, in quel 50%, che è il nostro libero arbitrio, che sono le nostre scelte, i nostri occhi, i nostri sguardi, in quel 50% Willow riesce a cambiare appunto la nostra visione di vita e farci sentire che siamo responsabili. C'è una parte nostra responsabile in quello che stiamo vivendo e dobbiamo cambiare sguardo, dobbiamo risplendere, dobbiamo lasciare andare, portare il candore di questa neve che scende oggi. Se penso alla giornata di oggi, che è l'Immacolata, che quindi porta questa luce, e così Willow porta questa luce, porta la luce della rinascita, della resurrezione, porta la luce della trasformazione. Porta la luce della capacità di rinnovare i propri sentimenti, di trasformarli da pesanti a oro splendente. Quindi la trasformazione del piombo in oro, una trasformazione alchemica, energetica. E a questo punto sono sicura che tanti, tanti di noi diranno: ah, lo vado a prendere subito questo fiore e ci aspetteremo che come lo prendiamo ci sentiremo subito meglio. E questa è un'altra trappolina di Willow, no? Che si aspetta sempre che le cose ci pensi fuori, il destino a metterle a posto. No, non sarà così. È un fiore lento nella trasformazione. È un fiore che va preso per tanto tempo, perché la trasformazione ha la necessità di un percorso interiore di consapevolezza e quindi di arrivare a sentire dentro di noi quella forza, quella determinazione, quell'amore verso la vita che fa sì che ci tiriamo sulle maniche e diciamo: ok, adesso prendo in mano la mia vita e divento co-creatore e partecipo alla creazione della mia vita. E quindi quel 50% sarà responsabilità mia e dovrò fare in modo quindi che la mia visione inizia a cambiare per cambiare luce intorno a me, per cambiare luce negli occhi, per cambiare scintilla nel cuore e sentire nuovi passi da poter fare, no? Nuovi cammini, nuove,
nuove vite, nuove, proprio la capacità di rinascere in una vita nuova. Ecco, questo è il dono di Willow, quindi smettere di raggomitolarsi, smettere di piangersi addosso, smettere di chiudersi a riccio in difensiva del mondo, ma aprirsi dicendo ok, sono qua e voglio essere felice, prendo in mano la mia vita e inizio ad agire in modo positivo. Ecco, questo è il messaggio di Willow, che esce proprio nella giornata di oggi, ne restano solo due. Ci avviciniamo appunto alla fine, al traguardo di questo percorso. E felicemente da questa aria frizzante, da questa legnaia, un po' ricorda la capanna di Gesù Bambino dove mi trovo. E vi auguro una nuova rinascita. E la rinascita sappiamo che sta per arrivare, no? Arriva con il solstizio, con il sole nuovo del 21 dicembre, arriva con il 25 di dicembre, con la nascita di Gesù, che rappresentano tutte nuove nascite. E non è a caso che mi sia fermata qui sotto una legnaia. Qui c'è il legno che arde, il legno è l'elemento del fegato, è l'elemento della vescica biliare, medicina cinese, quindi la capacità di distinguere, la capacità di saper scegliere e la capacità di agire nella vita in un modo nuovo e non in un legno che putrefa e marcisce, ma in un legno pronto che arde, un fuoco che crea e non distrugge. E con questo messaggio io vi auguro una nuova rinascita, sia per voi che per me, e per il mondo, per la natura, per tutto ciò che è vivo. Un bacio e alla prossima settimana.